dire due cose. Noi abbiamo lasciato l'iniziativa al Consiglio regionale, quindi noi abbiamo fornito la nostra proposta, ma sarà il Consiglio a decidere. Secondo, io vorrei che fosse approvato all'unanimità. L'unico paletto che c'è è che ci devono essere tutte le 23 materie, perché questo era il quesito del referendum, non è una decisione nostra, no? Nel quesito del referendum c'era ciascuna delle materie indicate nel 117. Dopodiché c'è chi pensa di, per ogni materia, mettere degli sviluppi, che cosa vuol dire sul tema della salute, grandi reti di trasporto, che cosa vuol dire il governo del territorio, per esempio, o si può specificare, non ho obiezioni. C'è chi pensa di mettere delle priorità, fascia A, fascia B, non ho obiezioni. C'è chi pensa di organizzarli in aree tematiche, non solo non ho obiezioni, ma credo che sia una cosa giusta, perché pensare di aprire una trattativa col governo su 23 materie in un tavolo unico non funziona. Quindi, e vuoi fare 23 tavoli, non funziona. Se lo organizziamo in aree tematiche 6, 7, 8, si possono fare 8 tavoli tematici per materie coerenti, però l'iniziativa è al Consiglio. Io solo ho chiesto che ci siano le 23 materie e che si approvi il 7 in modo tale da farci partire l'8. Siamo a disposizione come struttura del governo regionale, Antonello Torturiello è a disposizione, ma l'iniziativa è lasciata al Consiglio. Confido nel buon senso, è interesse di tutti trovare un'intesa. Qui non c'è nessuno che vuole utilizzarla per finalità di propaganda, propaganda di che direbbero a Roma. Adesso io voglio concretizzare, partire subito, insediare il tavolo, il 9 o il 10, come detto. Significa che il 7 il Consiglio deve approvare e io vorrei che fosse unanime il voto del Consiglio, e poi formeranno anche la delegazione che sarà composta da tutti i gruppi presenti in Consiglio. Più di così io non vedo che cosa ne possiamo fare, ma sono ottimista. Altre domande, Lagi? Poi c'era. Quindi il tavolo che parte il 10 è sempre a 3, l'idea è sempre che sia a 3 con Emilia Veneto. E poi volevo chiedere una domanda di politica, cosa ne pensa della decisione di Salvini di presentare il simbolo alle politiche senza nord, e se in regione sarà diverso, come già aveva detto Salvini, il simbolo dell'area urbana. Qui c'è la commentata di collega Lombarda. Andiamo avanti a presentarci con la Lombarda, mi dice l'assessore alla sicurezza. sulla seconda non rispondo perché siamo in una sede istituzionale. Sulla prima sì, l'idea di far partire il tavolo con Lombardia Emilia e Veneto, tavolo a tre da queste parti. Se nel frattempo volessero aggiungersi regioni del sud, ho visto che Emiliano scalpita e che De Luca ha detto che siamo molto amici, mi va benissimo, però devono attivare loro la procedura, ho parlato con Bressa, devono attivare loro la procedura per essere presenti. Ce la faranno per il 9 o per il 10? Non lo so, temo di no, però si potranno aggiungere successivamente e mi pare una cosa molto, molto giusta. Zaia è stato, diciamo così, ha detto e ha approvato una norma che prevede anche i 9 decimi, cioè lo statuto speciale, il che non esclude però la trattativa in parallelo, ecco, lui punta quello ma senza escludere, quindi sarà un tavolo 3, sarà una cosa nuova, la prima volta che succede. Io vorrei a 3 non solo le 3 regioni, ma 3 come interlocutori, perché come sapete la legge poi deve essere approvata dal Parlamento. Allora il 9 di novembre, quando avrò l'audizione alla commissione bicamerale, io chiederò alla commissione bicamerale di partecipare ai tavoli, perché il Parlamento ha senso che ci partecipi, visto che poi dovrà approvare la legge finale. E chi meglio della commissione bicamerale sul federalismo fiscale? È bicamerale, Camera e Senato, e parlo proprio di queste competenze. Mi piacerebbe che ci fosse il tavolo con regioni, governo e Parlamento rappresentato dalla commissione bicamerale, che è presieduta, come sapete, da Sir Carlo Giorgetti, ma vicepresidente il mio amico Daniele Marantelli del PD,
che ha votato, è andato a votare, mi ha fatto vedere. Ha detto fattore di cambio. Milanista, meglio di così. Però vedremo il nome. Stato generale? Tre rapidissime domande, una. Il microfono.